E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Siamo sul pezzo, spero che siamo sul pezzo. Avete notato una differenza nella sigla? Spero di sì, perché effettivamente era molto diversa, perché oggi Vitalik non balla. Oggi non vogliamo che Vitalik balli per un semplice motivo. Perché c'è l'ultimo gioco, la finalissima dei Binance Whale Game, io non vedo l'ora che finiscano, lo giuro, ne va della mia sanità mentale. Tra un po', aspettate che tolgo le notifiche da qui, sennò coprono il mio faccione. E quindi questo sarà l'ultimo, finalmente. Come funziona quest'ultimo gioco? Tra l'altro ho bisogno di voi, vi chiamo alle armi, voi che siete in diretta. Ci sono ancora 33 minuti per votare in questo sondaggio su Twitter. In sostanza dobbiamo indovinare nella giornata di domani quale sarà la cripto tra queste quattro che vedete a performare meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire nella candela giornaliera di domani quella che la farà in percentuale più alta, o se dampano tutte, quella che dampa meno, chiaramente. Comunque quella che rende meglio tra l'apertura e la chiusura della candela giornaliera di domani. Io ho votato Solana, Sol, e quindi accorrete anche voi a votare. Vi lascio il link al sondaggio di Twitter qua direttamente su Twitch, così potete volare a dire la vostra anche voi. E facciamo splendere il Sol, perché se per ipotesi dovesse essere davvero Sol e in due abbiamo votato Sol tra i concorrenti, allora vanno a vedere il risultato del sondaggio. E se non fate in sostanza arrivare davanti Sol è un casino, perché poi va a finire che l'altro, se invece ha fatto arrivare davanti Sol, vince lui. Quindi conto tantissimo su di voi, lo so, sto facendo il gioco no, non è vero, in realtà ho visto che è pratica comune, è stata pratica comune in tutti questi giochi, quindi facciamo fino in fondo e comunque facciamo splendere il Sol domani. Incrociamo tutti le dita perché, come dire, il Monte Premi è anche bello carico e quindi è allettante, dai, l'idea di vincere, ma alla fine va a fortuna, perché indovinare una candela, uno può anche essere il king dell'analisi tecnica e del trading, ma di fatto, cioè, una candela può essere veramente un risultato dato completamente dal caso. E allora mi sono buttato su Sol. Intanto vado a vedere cosa hanno votato gli altri, fatemi vedere. Hanno votato tutti e te... No, uno ha votato Sol, un altro, maledetto. Cioè, temevo nella parità, odio la parità. Vediamo comunque, quasi tutti hanno votato Ethereum, uno e due anzi hanno votato Sol. Niente, c'è pari merito tra Sol ed Ethereum. Vediamo un po' come andrà a finire. Andate a votare Cardano sui sondaggi degli altri. Bene, non l'ho detto. Allora, adesso torniamo seri, torniamo sul pezzo e andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo nel mercato oggi, perché Bitcoin è molto carico. Non so se ci avete fatto caso, ma è molto molto carico. In particolare ha avuto, dopo, aspettate che ho tolto tutto, no, ho sbagliato grafico, perché avevo tolto tutti, ecco, tutti i miei livelli per analizzare meglio per il gioco di oggi, ma dopo aver rimbalzato, dopo aver pescato un po' di liquidità a pieno proprio in quest'area di domanda, perché poi se andiamo a vedere quest'area corrisponde ai vecchi top settimanali 1 e 1 2, abbiamo rimbalzato qua, tac, pescando liquidità, e adesso si sta dirigendo dritto verso la resistenza nonché i suoi massimi locali. Quindi potrebbe essere anche lì un bel periodo per Bitcoin se riesce a sfondare finalmente questa benedetta resistenza intorno ai 65.000. per adesso è ancora un attimino schiacciato lì dentro, ma secondo me potrebbe farcela. Lo slancio c'è tutto, la FOMO c'è tutta, e quindi non la vedo male per lui. Stiamo a vedere cosa succede nei prossimi giorni. C'era una scadenza importante, mi pare, di opzioni in questo, forse stamattina stessa, ma non c'è stata particolare reazione, quindi continuiamo così, perché la Bitcoin è estremamente bullish e di questo passo il nostro amato Plan B potrebbe davvero aver ragione. Sembra che stia seguendo alla lettera il suo disegno. È pazzesco se ci pensate. E quindi questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda le altcoin, sembra che il mercato sia fertile anche per loro. Oggi è protagonista assoluto Ethereum,
perché ha sfondato il suo massimo storico, ma non sembra particolarmente carico, non ha fatto il classico candelone da all time high convinto, e però è sicuramente in uptrend. Basta guardare comunque il grafico contro il dollaro di medio-lungo periodo e notiamo che i minimi sono tutti crescenti, i massimi hanno un attimino di congestione tra i 4.250 e 4.500, ma stiamo cozzando proprio lì, proprio in questi giorni. Comunque, a parte questo, ci sono alcune notizie molto interessanti per noi che seguiamo le cripto, in particolare una, la notizia di Facebook che si rebrandizza a Meta per un semplice motivo: come dice la parola stessa, Meta punta sul metaverso. Non vuole creare un metaverso, almeno non sembra voler creare un metaverso come lo concepiamo noi, quindi con tutto tokenizzato, NFT su blockchain e quant'altro, ma vuole per adesso, per quel poco che si sa, poi immagino che i piani verranno rivelati un po' alla volta, però vuole andare a creare, a buttarsi più che sul social, sui social media, social network, a buttarsi di più sulla realtà virtuale, realtà aumentata, avatar e tutto quel settore lì, che poi, se ci pensate, può essere anche visto come un'evoluzione del social network, perché di fatto ci slega un po' dalla realtà, ci stiamo slegando sempre di più dalla realtà, e questo non so se ci deve preoccupare o meno in verità, ma lascio questa riflessione poi per chi vorrà pensarci su. Al di là di questo, sembra che comunque molta dell'attività si stia spostando online, e questo non esclude che quindi anche l'attività di incontro, socializzazione e fare cose si possa spostare sempre di più verso l'online, o quantomeno la realtà aumentata, quindi una combinazione, diciamo, tra offline e online. Una cosa è certa, che questo, il tema dei metaversi è destinato a diventare mainstream, perché quando un player come Facebook inizia a utilizzare pubblicamente il termine metaverso, le persone iniziano a sentirlo, a masticarlo, macinarlo, farlo proprio, e poi, caspita, è indubbio che vanno ad approfondire, almeno una parte di loro, mi auguro, e poi vanno a trovare tutto quello che c'è dietro anche lato cripto. Metaverso poi si sposa con il gaming, non parlo solo di cripto, parlo in generale. E questo attira ancora di più l'attenzione magari verso i modelli play to earn, che invece sono tipici delle cripto. Quindi io questa notizia personalmente la vedo molto bullish per l'ecosistema cripto, proprio perché penso che gli farà avere veramente un riflettore contro, un faro puntato contro. Il tema dei metaversi, noi è tanto che ne parliamo, se mi seguite, se vi ricordate, è da tantissimo che lo seguiamo e che diciamo anche che è uno degli use case più concreti in assoluto per gli NFT, per tutti quei token che rappresentano un asset virtuale. Perché cosa c'è di meglio che appunto un mondo virtuale, ma dove si va a spostare una buona parte comunque del proprio tempo, della propria energia, concentrazione? Avere degli asset di valore lì è destinato sicuramente a essere un nuovo mercato crescente, una sorta di real estate parallelo, ancora in fase nascente, quindi ancora molto piccolo, ma destinato veramente a crescere tanto. Come sempre bisognerà fare attenzione a evitare i progetti fuffa, perché c'è pieno anche in quel settore lì, e quindi non sarà facile, non è che adesso comprando tutto ciò che ha a che vedere con i metaversi ci si arricchisce, però assolutamente sarà un trend. Poi procediamo con qualche altra notizia. Allora, velocemente questa: Osmosis, per chi segue il mondo Atom, io sto iniziando a seguirlo sempre più da vicino perché trovo molto interessante tutto il suo ecosistema, che è molto in crescita in questo periodo. La piattaforma Osmosis, che è un DEX, un AMM appunto nativo Cosmos, del mondo Cosmos, ha fatto la prima vendita di token a investitori, quindi venture capital, fondi e altri investitori, tra cui Do Kwon, la Terraform Labs, mi sa, qualcosa del genere. E questo cosa vuol dire? Allora, so che c'è chi odia a prescindere i venture capital che acquistano token, però in questo caso, almeno non credo, non è stata fatta una vendita a prezzo ridotto, quelle classiche seed sale, no? Dove vendono i token a un decimo del loro prezzo, che, a cui poi vengono venduti pubblicamente, e questo crea della selling pressure, fa dampare poi i token, e questo quindi non piace a nessuno, e di conseguenza
conseguenza quello che succede è che poi c'è soppressione sul prezzo. Effettivamente il senso è quello. In questo caso non dovrebbe essere accaduto, perché sono stati venduti con un prezzo di mercato, quindi è esattamente, magari hanno fatto qualche accordo giusto un pelino differente, però di sicuro non a un decimo del prezzo di mercato. È come in sostanza se avessero fatto market buy, più o meno, perché è un over the counter, ripeto, con magari termini diversi, però sicuramente sono interessati allo sviluppo su questa piattaforma e alla crescita di questa piattaforma. Quindi, ripeto, Cosmos vale la pena seguirlo. Io non detengo Atom, non detengo nessun token e nessuna coin ancora di questo ecosistema, ma me lo sto studiando sempre di più e vi farò anche dei video, me li sto preparando, perché ne vale la pena. Poi, questo arriva da tante vostre domande. Mines of Dalarnia è un nuovo giochino, in sostanza, che è su blockchain Ethereum e BSC. Non so se ci avete dato un occhio, ma soprattutto è il nuovo launch pool di Binance. Launch pool, non launchpad, c'è sempre da fare questa differenza, perché launchpad è quella sorta di lotteria dove chi ha più BNB ha un'allocazione maggiore e però compri token con i BNB, tu dici io alloco X BNB, ti fanno gli snapshot, alla fine vedono quanto ti spetta eccetera eccetera, se tu sei d'accordo scambi parte dei tuoi BNB con i token. Questa è una vendita iniziale, il launch pad, mentre il launch pool è differente, è una sorta appunto di pool di liquidità dove si può andare a mettere i propri BNB o BUSD in questo caso, e in sostanza si farmano questi token sempre chiaramente in maniera proporzionale. E come funziona? Allora, è splittato in due fasce, in due periodi temporali. Il primo, che iniziava oggi stesso e termina il prossimo 3 di novembre, dove si farma il quadruplo, quindi è assolutamente vantaggioso farmare in questo intervallo temporale, soprattutto per una ragione, perché il token non è ancora listato su Binance. E di solito quello che accade quando i token launch pool vengono listati è che fanno il loro pump and dump, no? Avete ben presente l'andamento del token neolistato su Binance, che non vuol dire che va comprato appena listato, attenzione, perché lì è come prendere una moneta, tong, lanciarla e fare testo croce, più o meno come la mia scelta della candela di domani, in altre parole. Ma invece se si farmano prima, di solito vendendoli nelle prime ore, nelle prime 6 ore, magari con delle vendite frazionate del listing, rende sicuramente di più che aspettare dopo e farmare dopo. Primo, perché all'inizio farmi il quadruplo; secondo, perché dopo tendenzialmente il prezzo soffre il dump di tutti coloro che farmano, per l'appunto. C'è un incentivo a non dumpare, che è il fatto che si può farmare anche con DAR stesso. Quindi se qualcuno è interessato al progetto, lo vuole tenere o comunque ha piani diversi dal dump al giorno 1, può, una volta che farma i DAR, metterli a sua volta nel pool, perché vedete c'è un pool dedicato che ti fa farmare DAR con altri DAR, quindi in sostanza fai compounding e aumenti esponenzialmente il numero di DAR in tuo possesso, però di contro hai che li devi tenere lì e non li puoi chiaramente vendere, quindi sei esposto al loro prezzo. È un gioco interessante, perché anche questo è un free to play, tra l'altro io ci avevo dato un'occhiata velocissima, vediamo se riesco a farlo anche con voi, eccolo. È un giochino che non ho ancora capito com'è, perché non l'ho provato fisicamente, però avevo visto, aspettate che adesso ve lo trovo, scusate se vi faccio un po' impazzire, era sotto features forse, non mi ricordo. Beh, in sostanza era sotto FAQ, eccolo, che diceva, dov'è, do I need to pay? Dice no, it's a free to play, ci sono delle limitazioni, cioè non puoi superare il livello 3, però teoricamente tu puoi comunque giocare, almeno all'inizio, per capire com'è e se può valerne la pena, e si può giocare anche appunto gratuitamente, quindi non è pensato come un pay to win. Tra l'altro oggi c'è stata una notizia, m'hanno condiviso, di un aggiornamento di Axie Infinity che l'ha reso ancora più antipatico, diciamo, per i neofiti, perché ha alzato il livello minimo per poter fare alcune cose, quindi di fatto poi tocca pagare ancora di più per gli Axie, è questa un po' la conseguenza. E purtroppo uno dei rischi di queste tipologie di giochi è proprio quello, la barriera d'ingresso, cioè
uno lo vede e dice sì, bello, interessante questo gioco, però se poi devo sganciare $600, $1000 per avere una squadra di Axie decente, allora mi passa la voglia subito, ok? Che era anche quel problema che c'era con Sorare, non so se vi ricordate. Sorare è quel giochino di fantacalcio, in sostanza simile al fantacalcio con gli NFT giocatori, e eravamo arrivati a un punto dove anche le carte un po' meno rare ma un minimo sensate da tenere in squadra arrivavano a costare parecchio, e per fare quindi una squadra competitiva c'era da spendere quasi, anzi forse anche di più, di un migliaio di dollari. E allora poi hanno rilasciato le carte con una rarità ancora inferiore, con comunque la loro forza, che è il giocatore in sé, quindi era assolutamente valida, ma un costo minore e chiaramente un valore minore, perché poi la speculazione su Sorare è proprio anche sul giocatore e sulla sua rarità, ma almeno da permettere a chi vuole approcciare il gioco di arrivare all'inizio e vedere come funziona, e poi eventualmente, se lo riterrà opportuno, investirci capitale e iniziare a scalare poi a un livello successivo. Questo è un po' il discorso. Tutto questo per dire che questo Mines of Dalarnia dovrebbe essere free to play. Io avevo provato a fare play now, ma in realtà adesso c'è solo la testnet e mi si era completamente impallato qua sulla schermata di loading, quindi ve la lascio lì. Se qualcuno di voi lo prova a giocare e vede come funziona e poi mi fa avere un feedback, sono anche curioso, perché il mondo del gaming on chain così, sapete che mi stuzzica parecchio. Sta ancora caricando la pagina, non so se è un problema di Brave, ho anche disattivato lo scudo, però a volte Brave con le web app a volte fa un po' di capricci, effettivamente. Ultima cosa, poi passo da voi un po' di novità con Crypto.com. La più grande delle quali è questo, non so se avete visto questa pubblicità, è spaziale, cioè quando l'ho visto ho detto ma davvero, ci hanno ingaggiato Matt Damon e si sono messi a fare una roba del genere, ma non ho idea di quanto ci abbiano speso, e vogliono iniziare a spingere parecchio sulla pubblicità. Caspita, Crypto.com già è una delle app più utilizzate e più riconosciute, perché di fatto per un neofita forse addirittura la migliore, mi viene da pensare, come semplicità, e non dico con le fee più basse e tutto quanto, perché poi sappiamo bene che se uno vuole minimizzare le fee eccetera eccetera ci sono gli exchange, che però sono più complessi, bisogna conoscere un po' meglio il concetto di tipi di ordine, di come funziona appunto un exchange, come si usa proprio l'interfaccia. Mentre con Crypto.com hai la tua app, tac, fai il bonifico, compri con carta, metti in urna, hai la tua carta per spendere, cioè meglio di così veramente non c'è per uno che è neofita. Ti fai il piano d'accumulo, fai tutte le funzioni che ci devono essere, ci sono, e quindi con un prodotto così e un marketing del genere mi aspetto veramente che ci sarà una bella risonanza, anche perché se poi questa, appunto, questa pubblicità la iniziano a spargere un po' in giro sulle reti mainstream, caspita, avrà una risonanza, ripeto, notevole. E che dire, ormai tra loro e FTX è veramente una gara a chi cerca più sponsor, a chi spinge di più sul marketing. Binance su questo non è indietro, perché poi con la Lazio, con varie altre cose che ha fatto, ha spinto anche lui, ma forse perché ne ha meno bisogno. Alla fine Binance è ancora il numero uno indiscusso. Se si va a vedere su FTX la classifica dei volumi, io di solito la guardo da qua, c'è il volume monitor, vedete che Binance, cioè veramente un altro livello, 129 miliardi di dollari di volume nelle 24 ore, cioè, ma vi rendete conto? Cioè, tutta la borsa italiana, secondo me, non fa un volume del genere. È pazzesco, se ci pensate. È veramente pazzesco, e gli altri sono indietro comunque, cioè, OKX è secondo, che non l'ho quasi mai utilizzato, dovrei magari darci un occhio, FTX è a stretto giro, Huobi appena sotto, e poi ci sono tutti gli altri. Crypto.com qui non c'è, forse perché sono competitor, si teme una vicenda, no, credo che sia semplicemente un target diverso, l'app di Crypto.com non è neanche un exchange. Comunque, in ogni caso, ripeto, wow, cioè il mio effetto è stato wow, poi a me gasano queste pubblicità così, questi video fatti così emozionali, mi gasano veramente tanto. Poi il listing di Doge Elon Mars, assolutamente fondamentale, no, in realtà vi volevo anche segnalare
c'era un altro supercharger, se non ricordo male, che me l'avete segnalato voi anche questo, che per chi ha i CRO liberi è assolutamente una manna, ma ci sono talmente... Eccolo qua, SDN. Devo ancora vedere, sincero, di che cosa si tratta, cioè che cos'è questa coin, però c'è un nuovo supercharger e io quando vedo un supercharger mi ci butto dentro, perché se ho dei CRO liberi, cashback della carta, tutte quelle cose lì, sono, si mettono a rendita, in sostanza li depositi nel supercharger. Tra l'altro questo dura solo 7 giorni, quindi 7 giorni di vincolo, e si farmano questi SDN, così, giusto per avere un'esposizione speculativa a una coin che manco conosciamo. Cosa c'è di meglio nella vita? Adesso, bravi, benissimo, continuate così, io intanto stalkerò anche quello che combinano gli altri, vediamo. Attenzione, c'è un altro sondaggio, è apparso un altro sondaggio. Chi volete che vinca? Ragazzi, cioè, questa è, una è la domanda più facile che sia mai comparsa. Volate subito a spammare il mio nome lì sotto. Questa è comparsa ora, ma adesso aspettate che lo ritwitto anche. Lo ritwitto subito, tac, con citazione, e c'è da chiederlo. Con il loro hashtag, che se no si arrabbiano. Tac. Ragazzi, che dire, comunque vada, è stato un successo, perché è stato veramente divertente e abbiamo visto ancora una volta la forza della nostra community, perché voi scherzate, ma non so se avete visto gli altri quanti follower hanno, e nel game dove c'era da fare il sondaggio, da caricare tutte le community, siamo arrivati bene, quindi... Complimenti, bravi, siete veramente il meglio del meglio del meglio. E niente, volevo andare a vedere cosa hanno votato gli altri, però mi sa che sono tutti splittati. Solana, siamo in tre che abbiamo votato Solana, 1, 2, 3, poi uno ha votato Ethereum e un altro ha votato Ethereum, e gli altri? Manca qualcuno, mi sa. Niente, peggio per lui, sarà cacciato fuori brutalmente. 1, 2, 3, no, in 4 abbiamo votato Solana. Ah, che due scatole, pensavo di essere l'unico folle, ma dopo che l'ho votato io l'hanno votato anche gli altri, vabbè, niente, comunque vinca il migliore, comunque vada, è stato divertente. Adesso io però passo la parola a voi e tac, vediamo il nostro Sol cosa ci combina. Che tra l'altro, cioè, io avrei aspettato volentieri il ritracciamento fin qui, però il quadro non è male, cioè la situazione è abbastanza bullish su Solana, però se l'abbiamo votato in metà di 1000, cioè va a finire che... Non so come andrà a finire, vinceremo in 2 o in 3, non lo so, andateli a votare Cardano a tutti i loro sondaggi. E basta, allora, tocca a voi, tac, vediamo cosa abbiamo di bello. Vediamo cos'è successo con la storia della truffa Squid Game Token. Ma se non ho capito male, è una di quelle cose che si chiamano honeypot, ovvero dove lo puoi comprare ma non lo puoi vendere. C'era un trucco per il quale te lo facevano comprare, però quando lo vuoi vendere dovevi avere anche un altro token, cioè c'era tutto un casino, in sostanza fatto apposta per non lasciartelo più vendere. Si chiama honeypot questa tipologia di scam, e bisogna fare attenzione, ma in generale, cioè veder saltare fuori una shitcoin così a caso, che guarda caso cavalca un trend del genere, c'era da aspettarselo, dai, che potesse essere uno scam, o no. Poi, miglior modo per portare UST su Terra? Da dove? Dipende da dove. Perché? Se parli di un exchange, vabbè, gli exchange su cui c'è UST lo puoi prelevare, penso, su Terra. Se ce l'hai altrove, ci sono i bridge. C'è il Terra Bridge, quello originale, c'è Wormhole per portarlo, ad esempio, da Solana. E, insomma, ce ne sono. Ma poi pensate, adesso mi viene in mente, se in realtà poi domani pompa Bitcoin e nessuno di noi ci azzecca, cioè cosa succede? Non lo so. Cardano è scam? No, dai, scam no. Non sono un fan di Cardano, ma scam no. Direi proprio di no. Luke, cosa ne pensi di QuickSwap, DEX e Token? Allora, DEX assolutamente top, perché su Polygon è uno dei DEX, cioè forse il più utilizzato in assoluto. Il token, in realtà...
non l'ho mai avuto. Vediamo il grafico, però. Davvero? Non benissimo. Direi proprio che non è nel suo momento migliore, eh? Acqua calda. Non è proprio nel suo momento migliore. Sotto i minimi, lower low bruttissimo, downtrend inarrestabile, per me no. Poi, aggiornamento su Wonderland. Ragazzi, che dire, Wonderland è sempre lì, è sempre lì. Tra l'altro oggi uno mi ha chiesto di voi, è stata una domanda molto, molto intelligente, perché mi avete chiesto, ma c'è modo di fare hedging, cioè di coprirsi in qualche modo da time, cioè da un eventuale dump di time? Adesso quanto vale time? Non c'è più scritto, dove era qua? Dashboard, ok, eccoci, $6,400, perché tendenzialmente come è fatto Wonderland? È fatto per far calare nel tempo il prezzo di time, se ci pensate, perché comunque la supply di time continua ad aumentare, cioè bisogna ragionare in un modo, l'APY che vedete qui non è in dollari, è in time, quindi se time dampa chiaramente il valore in dollari scende. Quindi se voi pensate che in un anno l'inflazione prevista per time è questa, ma lo scopo è proprio quello, cioè arrivare ad una situazione più stabile. Al momento è super gonfiato il prezzo di time, però ci sono incentivi talmente forti dati proprio dall'APY dello staking e dallo sconto dei bond, dei mint, quando c'è. Al momento non è più conveniente lo staking, però si basa su questo loop a feedback positivo, in sostanza di incentivi, che rende poi interessante la piattaforma a capitali esterni. Una volta che si fanno i bond, il capitale poi rimane dentro alla riserva, al treasury balance, che in sostanza è il minimo. Il minimo valore di time è adesso $923, cioè è backed, c'è una riserva pari a 228 milioni per tutti i time in circolazione, che chiaramente se fai la moltiplicazione viene un numero molto più alto e quindi non è che è collateralizzato uno a uno, ma ha questa riserva sottostante che è come se creasse un prezzo minimo, diciamo, una cosa di questo tipo. Nient'altro da aggiungere, gambling puro, è un esperimento, è una piattaforma che è veramente folle, totalmente folle, l'ho descritta in un video, ne ho parlato un po', è un esperimento totale, totalissimo. Mettiamo un altro like. Poi, che fai con Star Atlas? In realtà niente, non detengo token, non ho mai guardato neanche gli ultimi video, che so che sono usciti, mi pare, dei trailer o delle cose comunque sul gioco. Non sono sul pezzo. Quindi domani non compriamo $1 milione di Sol? Sì, però purtroppo mo ci sono anche gli altri che hanno votato Sol. Ste vecchie canaglie, mamma mia, oh. Vediamo, aspettate, andiamo a vedere, dunque, questo era Ethereum, andiamo a vedere i loro sondaggi come vanno, andiamo a fare un po' di, vediamo, questo nel sondaggio, io gli voto Cardano ovviamente, beccati qua, oh, il sondaggio gli hanno votato Ethereum però lui, quindi lui è fuori se vince Solana, ma c'è anche, ma io non lo so, bene. Aspettate che non lo vedete, mi sa così. Lo metto qua, tac. Vedete, io gli ho votato Cardano, non diteglielo. E gli hanno votato Ethereum, quindi vabbè, niente. Poi andiamo a vederne un altro. Questo ha votato ETH, questo ha votato SOL. E la community gli ha votato SOL. Vabbè, ci sta, normale, mi sembra giusto. Quindi, se gli volassimo a votare Cardano, poi, oh, negli Squid Game si gioca il tutto per tutto, non ci sono regole. Poi, questo ha votato Sol, vediamo, Sol, ci sta, ci sta, vabbè. Vediamo, che vinca il migliore, ragazzi, che vinca il migliore e poi continuiamo con le vostre domande. Ciao Luca, hai visto che hanno annunciato che Spell e Mim approderanno su Binance? Io ho visto anche che hanno fatto l'assicurazione contro il depeg di Mim.
Forse su Insurace può essere. La prima assicurazione contro il depeg di MIM è stata fatta. Vediamo se mi ricordo. Eccola qua, MIM depeg. MIM depeg, e poi se non ricordo male è anche previsto un bundle, tipo quelli che ci sono per terra. Un bundle col depeg MIM più abracadabra, più eventuali bug di smart contract di abracadabra. Ragazzi, MIM sta spaccando, non c'è niente da fare, è veramente una bomba come piattaforma, come idea anche, cioè veramente una bomba. Io credo, l'ho detto più volte e lo ribadisco, che flipperà MakerDAO e DAI come capitalizzazione. Poi una domanda... Oh. Una domanda per quanto riguarda lo staking di Spell e ICE, dato che sono solo su ETH, pensi convenga? Sarebbero qualche migliaio di dollari in token. Guarda, secondo me no, sinceramente, perché tra il trasferimento, lo stake, l'unstake, cioè ti partono... Adesso dipende poi da come andranno in futuro le fee di Ethereum, però per come sono ora ti partono 40 dollari, 40-50 per ogni operazione. E quindi su $1,000 vai già solo per le operazioni a tirarti via il 10%. Purtroppo non ti fa certo venire voglia. Che ne pensi degli NFT su Terra? Luna Bulls, Galactic Punks? Non li ho ancora approfonditi, a dire il vero. Non li ho ancora approfonditi. Ciao Luke, per caso conosci o hai sentito di Mars Ecosystem? Dunque, se è quello su Terra, sì. Vediamo se si chiama così, Mars Ecosystem. No, non è quello. No, allora non lo conosco. Io pensavo fosse Mars Protocol, mi sa che si chiama, su Terra. Mars Stablecoin, un po' pericolosino, eh. Però qualcuno dietro c'è, auditato. Dovrei approfondirlo. È un'altra stablecoin algoritmica? USDM, backed... Ah no, collateralizzata dal suo stesso token. No, questo non mi piace. Non mi piace granché, perché cioè è in sostanza un altro UST senza l'ecosistema di UST. Dai, no, non ci sta. A meno che non si dimostri super utilizzato e... ad avere domanda che arriva da non so dove, però per adesso non ci sta. Sì, ma dal barbiere non sei andato più. Ma ragazzi, chi ci va più dal barbiere? Che ci sono i giochini di Binance tutto il pomeriggio. Come faccio ad andare dal barbiere? Pura follia, non si trova il tempo neanche per andare in bagno, altro che dal barbiere. Allora, dunque... Cosa ne pensi del progetto VRA? VRA in realtà me l'ero segnato da approfondire, proprio nel settore gaming. Cosa ne pensi di Young Platform? Hanno le possibilità per diventare competitivi con gli altri exchange? Guarda, a me piace come progetto, mi è sempre piaciuto perché è un bel exchange fatto bene, comodo da usare, graficamente piacevole, ci sono un sacco di altcoin, un sacco comunque di funzionalità, ci sono delle fee abbastanza alte e degli spread abbastanza alti, ma perché è poco liquido purtroppo, è il suo unico difetto. Però per rimanere in Italia, quindi col bonifico a Banca Italiana, tutto quel discorso lì, al suo perché, dai, è una bella piattaforma, non si può dire il contrario. Conviene mettere Sol in staking su FTX? In staking? Come si fa? Me lo spieghi anche tu? Me lo spieghi anche a me, o meglio? Non ho ben capito. No, comunque ci sono posti migliori, dai. Su Solana c'è una DeFi che spinge abbastanza. Poi vediamo come funzionano i sondaggi che hai fatto vedere. E sono su Twitter, c'è da andare su Twitter e votare in sostanza e basta, c'è da andare su Twitter e votare, sono fatti così. Ok, se tutti i giocatori, è uscita una regola, se tutti i giocatori sbagliano si va alla community. Se nessuno dei primi voti della community è corretto, si guarda il secondo e così via. Si spera che prima o poi uno sia corretto. Fantastico. In effetti qualcuno ha chiesto, ma cosa succede se nessuno di noi ci azzecca? È una gran bella domanda, è una gran bella domanda. Vediamo, sarà divertente, dai, vedere come va a finire tutta sta cosa. Nessuno ha votato ADA e nessuno ha votato Bitcoin, tra l'altro. Mi stupisce tutto ciò.
Puoi dare un occhio sui pool con UST e Luna su Osmosis? Dunque, tra l'altro, dovevano anche incentivarli a breve, avevo letto. Non so se l'hanno già fatto oppure no. Vediamo. Allora, perché qua dentro... Vediamo. Dunque, se mi perdo qualcosa... Ci sono quelli con EUR, però in permanent loss abbastanza spinta. Luna Osmo, UST Osmo, ah guardali qua, Luna Osmo per chi holda appunto Osmo non è affatto male, quello con UST purtroppo c'è un po' il discorso della altcoin, stablecoin si va incontro un po' di impermanent loss, quello mi scoccia un po', però con una PR del genere effettivamente mi direte ma chi se ne frega, però c'è sempre Osmo, quindi se uno si vuole esporre a Osmo ha senso, altrimenti ne ha meno. Poi aspettate che metto sfondo qua che così è scuro e vedo i commenti. Cosa pensi di Moby Dick? Conosci il progetto? A me è una shitcoin, mi pare, l'avevo già vista da qualche parte tra le tipiche shitcoin su Binance Smart Chain, mi pare, mi sembrava così. E poi ci sono aggiornamenti su Aave dal video tutorial dell'anno scorso, ma in realtà no, perché funziona sempre così, si deposita collaterale, si prende un prestito, se si vuole non si prende neanche il prestito, perché tu metti a rendita il tuo deposito e basta, tutto lì. L'unica differenza è che adesso è su più chain ed è cresciuto il progetto, ed è cresciuto il TVL e quant'altro, quindi è assolutamente... Credo che sia quello che gestisce di più capitali in assoluto tra le piattaforme di lending DeFi, se non ricordo male. Poi un altro dampino prima di ripartire, vediamo, perché adesso è bello carico Bitcoin. Sembra bello carico, perché è andato a pescare proprio già da questa zona di domanda. C'è da vedere adesso, perché abbiamo qui una prima resistenza. 63.100. Se l'andiamo a rompere subito è buona probabilità che facciamo un all time high a breve, perché abbiamo solo questa zona ormai. Se invece qua ci respinge, andiamo un attimino giù, rimane valido il discorso che avevamo fatto al tempo di questa zona come tutto un entry possibile. Un entry tutto in questo ritracciamento, stop loss in caso di lower low e poi l'impostazione è di ampio respiro, quindi non esageratamente speculativa, ma orientata all'ipotesi ovviamente di prosecuzione rialzista, perché è un long. Poi, Benzema su Instagram ha pubblicato il video di Matt Damon e Crypto.com. Ma ci saranno delle partnership mica da poco, secondo me. Ci saranno, secondo me, spingeranno veramente tanto. Vorrei mettere a collaterale Bitcoin, come hai già spiegato, per farmare con Pool Stable, ma ho paura di essere liquidato. Allora, fai attenzione, perché è un rischio l'essere liquidato. Cioè, se tu esageri con loan to value, rischi di essere liquidato. La cosa che devi fare, se vuoi andare a fare un'operazione del genere, è usare un loan to value basso, tipo 30%, per rimanere safe. Il che vuol dire, perché tu devi guardare poi sulla piattaforma che usi. Se ad esempio usi Aave, per rimanere in tema, tu devi, allora, VBTC chiaramente, non c'è Bitcoin in quanto BTC perché è su altre chain, questo è quello su Avalanche, devi fare attenzione a non arrivare al 75% di loan to value, quindi tu devi fare questo calcolo. Io deposito 1000, posso prendere in prestito fin tanto che il mio prestito non arriva a essere il 75% del collaterale. Quindi se all'inizio è 1000 sarà 750, ma se Bitcoin scende da 1000 diventa 900, si abbassa anche il limite di liquidazione. Quindi quello che conviene fare è tenere un loan to value mai vicino al massimo, che è il 60%, non ti permette di prendere in prestito, o meglio di borroware più del 60% del tuo collaterale, ma conviene stare molto più bassi, perché il 60% è vicinissimo, cioè se io faccio un borrow al 60% e Bitcoin mi dumpa del 20%, zac, liquidato, quindi
bisogna fare attenzione. Se invece io applico un loan to value più basso, dormo sonni più tranquilli. Quindi questa è la cosa più importante, non farsi ingolosire dal voler prendere in prestito di più per farmare di più, perché poi si mettono a rischio i propri bitcoin, perché se si viene liquidati c'è una fee del 5%, che non è certo piacevole pagarla. È una sorta di stop loss che si paga il 5% in più. Questa è la liquidazione. Poi andiamo pure avanti. Perché non sei un fan di Cardano? Ma perché lo reputo sopravvalutato. È una mia idea, è una mia opinione personale, ma è in top 5 per capitalizzazione. Prima era pure in top 3, rendetevi conto, e non c'è niente. So che c'è la tecnologia e tutto di qua e di là, però non merita, per quanto è la mia opinione, il quinto posto in capitalizzazione. Cioè non lo merita, tutto lì. Questa è la mia idea. Grafico di Shiba. Lo guardiamo perché in questi giorni, ve l'ho detto, è un fenomeno da studiare. E domani splende il sol, comunque. Anche se non splende solo per me, facciamolo splendere lo stesso. Allora, Shiba dov'è? Non lo so. Ah sì, qua. Allora, Shiba, che dire? È sempre iperesteso, sempre pura follia. Vediamo un po' cosa combina. Niente, sembra che voglia ritracciare un po', ma beh, si muove in pasto all'euforia. Cioè, non ha neanche senso analizzarlo. Io continuo a essere della mia opinione che prima o poi ci si farà un male, ma un male veramente assurdo. Ma quando oggi ho visto che Crypto.com ha listato Doge Elon Mars, ho detto, ma ci sta trollando. Poi ho guardato e l'ha fatto davvero. Cioè, ma io spero che finisca presto tutta sta storia, perché poi ci lamentiamo che ci danno dei ludopatici. Cioè, non lo so, veramente siamo alla follia. Allora, torniamo a noi, tac. Vediamo, puoi dare un'occhiata a Engine? Mi sembra caldissimo in questi giorni, diamoci un'occhiata, tac. E effettivamente spinge, vediamo il settimanale, che è da un po' che non lo aggiorno questo grafico. Aspetta che avvicino anche un po' il microfono, se no ho paura che non mi sentiate. Allora, ha rimbalzato chirurgicamente, guardate, su questo livello qui, 2620, rimbalzo chirurgico, tac e tac, e al momento la candela settimanale attuale non è affatto male. Se andiamo a vedere quali sono le prossime resistenze, abbiamo questa, ce ne sono un po', quest'altra, che è praticamente la stessa che nasce da qui, dai, più o meno, facciamone una sola. Quindi al momento sta attaccando la prima, è un po' difficile da andare a gestire come posizione, perché ci sono talmente tante resistenze, talmente tanto vicine, e poi è tutto un verde qua, che si fatica un po'. Non lo so, non saprei che setup applicare in una situazione del genere, perché è un range la situazione macroscopica di medio termine, questa zona qua. Abbiamo pescato dal range low un po' di volte, finché c'è un range, pescare dal range low, se comunque il macro è bullish, da ancora più ampio è bullish, ci sta. Adesso è sul range middle, se lo va a scavalcare, il target è il range high, però capite anche voi che non è che c'è tutto sto spazio per andare a impostare un setup, a meno che non si vada, che ne so, sui 30 minuti, però non mi compete, cioè non sono molto bravo sull'intraday, diciamo, sono abbastanza una chiavica. Poi, anch'io ho messo qualcosa in staking di Sol su FTX, solo per comodità, ma in lending intendete, perché staking di Sol su FTX, ma quanto rende il lending su FTX di Sol? Cioè, penso che intendiate quello, vediamo, tac. Allora, dov'è? Sol, 2%, a stake c'è? Ma va, si può stakeare direttamente da qua. Sai che non ho appena scoperto una cosa, non lo sapevo, non ne avevo proprio idea. 6% annualizzato con l'unstake di 7 giorni. Però non ti dà gli MSOL, è uno staking non liquido. Sì, è comodo, ma c'è di meglio, rimango della mia idea. Non lo sapevo. È staking al 6%, infatti, grazie per averlo condiviso, che magari qualcuno non lo sapeva.
Dunque, puoi dare un'occhiata al grafico di BNB, sta spingendo molto, assolutamente. BNB, come mai poi sta spingendo così? Chi lo sa? BNB, tra l'altro, è in questo range da un po' e è andato a pescare due volte da questa zona intorno agli 0,007, che è un range che nasceva sulle 4, no, sul daily, scherzavo. Tac. E adesso qua sotto c'era un pool di domanda 4 ore che però secondo me possiamo anche levare perché era riferito a questo movimento. Adesso qui come supporto secondo me c'è un po' più questa zona, dai, all'incirca, perché se vedete abbiamo un bottom qua, 1 e 1, 2. Qua abbiamo quest'area qui, quindi ci sta secondo me seguirlo un po', tac. Mentre in alto, qua c'è un middle a 0009 e poi questa zona un po' di resistenze dove ci sono gli high. E ci stava anche qui tenere come area di possibile entry, ma ci sta ancora se ci ritracciamo, questa qua, che parte dal cluster qua sul giornaliero e arriva fino un po' alla zona di supporto. Certo è che adesso sembra essere carico, come giustamente fate notare, però una posizione immediata non so se ce la vedo. Cioè io gli farei trovare l'high adesso, l'high sul breve. Poi magari va a flettere un po' e in base a dove flette e a dove trova l'high innanzitutto, andare a cercare magari un ingresso con un setup di rimbalzo sul range low e quindi spinta verso il range high. Questo potrebbe essere un setup, però non è di quelli che mi fanno impazzire di più, essere sincero, tra i vari setup. Poi 50 minuti, attenzione, attenzione, è quasi ora. Non pensi che fenomeni tipo Shiba e simili siano il cancro di questo mondo, anche perché quando damperanno facendo perdere un sacco di soldi a chi ha investito, sia un ottimo assist per permettere a banche centrali e regolatori di dire che agiscono per il nostro bene? Guarda, io credo che non è colpa di Shiba, non è colpa delle shitcoin, cioè se non ci fossero quelle ci sarebbe altro. Prima delle shitcoin c'erano le ICO. C'erano ICO a caso, no? Tutti i token senza senso. E quindi è una cosa che è colpa nostra, non è colpa delle shitcoin, cioè ammettiamolo. Quindi, se non ci fosse Shiba, se non ci fosse Doge Elon Mars e tutte quelle altre fuffa coin lì, ci sarebbe qualcos'altro. Perché noi siamo alla ricerca, no? Maniacale del guadagno rapido. E quindi è colpa della razza umana, è giusto, è corretto, hai ragione. Qualcuno l'ha detto, dice così ed è, sono completamente d'accordo. Sicuramente poi chi vorrà sputare sulle cripto ne approfitterà dicendo guarda, sono tutti dei ludopatici, pazzi furiosi. Però in realtà, cioè, non solo nelle cripto, io l'ho detto anche l'ultima volta, anche nei mercati normali ci sono i ludopatici che vanno lì con le leve, mica leve. Guardate i Toro o piattaforme del genere, Plus 500, quelle follie lì che solo se apri l'account ti hanno già pignorato la casa per le commissioni. E se vinci i Whale Games giveaway alla commissione, sicuramente ragazzi, cioè, vi arriva un giveaway folle. Comunque no, dicevo che non è colpa delle cripto, non è colpa delle shitcoin, siamo noi che siamo alla ricerca di ciò, no? Altrimenti ci andiamo a comprare i gratta e vinci, facciamo la schedina, lì almeno si rischia poco. Però c'è gente che ci lascia tanti soldi anche al gratta e vinci e anche alle slot, quindi è sbagliato dar la colpa alle cripto o alle shitcoin. Allora. Oh mamma mia, mi è saltato tutto giù. Grafico di CRO contro Bitcoin è al bottom, mentre contro USD è all'all time high. È vero, ma è il motivo per cui io spesso, per motivi speculativi, guardo le coin contro BTC. Se guardiamo CRO BTC, dov'è che tra l'altro? Su Huobi. Beh, al bottom ha avuto un bello scivolone, ecco, eh. Contro BTC, ma perché qua c'era stato sto scivolone? Mamma mia. Ma anche no, contro USDT non c'è così, non l'ha fatto tutto. Meno 90%. Wow, devastante. Ah, ma forse era quando avevano cambiato i requisiti della carta, c'era stata quella storia lì, mi sa. Comunque, al momento è in range.
cioè c'è da guardarlo chiaramente da qua in poi il grafico, non si può considerare questo downtrend perché ha totalmente annullato il mercato, e quindi da qua in poi adesso è in range e c'è un po' da vedere. Contro BTC, contro USD ce l'abbiamo qua, che vedete non è dampato in maniera così atroce. Comunque contro USD è vicino ai massimi, è vero. Ma questo perché comunque segue molto Bitcoin anche. Segue molto Bitcoin, e di fatto Bitcoin è cresciuto tanto negli anni e CRO adesso si sta muovendo in lateralità, quindi lo sta seguendo in maniera abbastanza fedele, e c'è differenza, c'è molta differenza. Questo è il motivo per cui, per speculare, ripeto, guardo i grafici in BTC e non in USD. Questo è un po' il discorso. Dunque, ma non le avevo messe su Saber ma su Orca. Che cosa, gli MSOL? È come se Saber non me lo trovasse. No, mi sa che c'è qualche problema. Ho fatto il token LP, SOL, MSOL. Non riesco a trovare come tornare indietro. Ho guardato sia su Orca che Marinad che Saber, ma non mi vede il token LP presente sul Solet. Strano, perché dunque l'LP, SOL, MSOL l'hai fatto su Saber, immagino. E quindi se tu vai, prova magari a refreshare o... Allora, perché da qua, dall'app, dunque, Pulse, devi andare in Pulse, qui dov'è, vediamolo, hai detto che era, eccolo, SOL MSOL, quindi, eccolo, quando fai deposit poi ti dovrebbe dare il tuo token LP in cambio. Se invece fai withdraw ti dovrebbe vedere da qua quanti token LP hai e in base a quello ridarti poi la tua liquidità. Sempre che non è in stake, attenzione, perché se è in stake da qualche parte chiaramente non te lo vede. Questo è un po' il discorso. Non mi vede il token LP, infatti secondo me qualcuno te l'ha chiesto, no? Se l'hai messo in stake. Adesso poi qua è difficile seguire una conversazione su Twitch perché continuano a muoversi. Facciamo così, vieni, fai un salto su Discord che c'è proprio la sezione Solana dove puoi chattare e chiedere una mano e te la diamo più che volentieri. Allora amici miei, adesso è il momento dei grafici però. VET lo guardiamo tra i grafici visto che me lo state chiedendo in molti. Ethereum l'avete già analizzato, lo analizziamo tra poco nei grafici. Faccio Prime solo per te, grazie di cuore veramente a chi si abbona qui sul mio canale su Twitch. Per voi è a costo zero se avete Amazon Prime e per me è una piccola donazione, io vi ringrazio davvero tanto, però va rifatta ogni mese, io però vi ringrazio ogni mese, anzi ogni live vi ringrazio. Adesso andiamo a vedere un po' di bei graficozzi. Quindi partiamo da Bitcoin. Tac. Di Bitcoin abbiamo già detto praticamente tutto, a dire il vero. Ci stiamo muovendo sempre nella zona del top, quindi tra i 57.500 e i 64.000. Questa area, tac, tac. E finché siamo qui siamo assolutamente in macro bullish, niente da dire. Lateralità con, ve l'ho detto, operatività. Adesso se andiamo di nuovo a cozzare sul range high e a confermare ancora una volta, quindi con un'ulteriore conferma il range, diventa ancora più interessante l'entry qua e a scendere eventualmente, cioè l'entry del range sarebbe solo qua. Però anche se dovessimo romperlo a ribasso, io non stopperei la posizione personalmente, ma andrei a fare un ingresso spalmato su tutto l'eventuale ritracciamento anche fino ai 47.000, con stop loss in caso di lower low. Questa sarebbe un po' la mia visione complessiva, cioè anche se facessimo così non mi dispiacerebbe, cioè nel senso sarebbe ancora bullish, l'importante è fare un higher low, questo è il discorso. E se invece andiamo a rompere subito i massimi andiamo in price discovery e quindi dobbiamo aspettare il prossimo dip, perché poi se andiamo in price discovery chiaramente è una situazione che di continuazione bullish. Attenzione ai falsi movimenti, quindi se andiamo a chiudere appena sopra l'all time high, se c'è incertezza, aspettare una candela in più di certo male non fa, perché tanto
è peggio andare a correre, a fiondarsi in posizione quando non è il momento, rispetto che aspettare e aspettare un setup un po' più solido. Tanto qui stiamo parlando di trading, non di investimento, quando guardiamo i grafici. Quindi il trading si segue il mercato e alla fine si trova un senso. Mentre per quanto riguarda l'investimento, l'approccio è completamente differente, non si guarda neanche il grafico. E quindi il discorso è un po' questo qua. E basta, è tutto su Bitcoin, perché non c'è altro da dire. Il settimanale, anche quello, conferma, vedete, abbiamo il body della candela qua dentro e le shadow nelle zone di liquidità del range. Quindi ce lo va a dimostrare ancora di più l'esistenza di questo range. Se andiamo invece a vedere, tra poco chiudiamo anche il mensile, tra l'altro, curioso, ci spariamo un all time high anche lì magari. Se invece andiamo a vedere qualcos'altro, abbiamo detto Ethereum in primis. Ethereum bello carico, abbiamo visto all time high sul dollaro, ma contro Bitcoin è ancora all'interno di questo range. All'interno di questo range con una resistenza sopra che la sta attaccando di nuovo, 0,071 circa. Quindi adesso non è una situazione in cui io longherei, a dire il vero, non è che mi fionderei dentro sotto una resistenza, motivo per cui non ho votato Ethereum per domani, per il giochino di domani, perché la candela di domani ci sta che potrebbe ritracciare in una situazione del genere, potrebbe anche fare un dildone verde di questo tipo, però io non lo longherei, non so voi, ditemi voi. E al contrario, se ritorniamo, non so, in questa zona, è vero che l'ha già fatto, ha già fatto il breakout retest di questa zona, quindi voi mi direte, sognatelo pure, ma anche se dovesse ritornare qua sotto, per esempio, ci sarebbe un setup bello speculativo, con stop loss, chiusura sotto qua, 0.0666. E take profit, eventualmente, visto che è bullish, si fa anche un trend follower senza troppi problemi. Non è affatto male come impostazione. Però il macro è ancora range. Siamo dentro questo gigantesco range e non ne vogliamo ancora uscire. Adesso sembra di essere nella fase rialzista, però finché io non lo vedo qua fuori con un po' di decisione, non sono ancora convinto. E guardate, no, secondo me sono settimanali. Vi volevo far vedere da dove derivano quelle resistenze lì, che non è che me le sono sognate stanotte. Stanotte sognerò Sol che pompa. Allora, le resistenze sono questo cluster, vedete 0.0727172, questo cluster è il supporto, 0.057 e dintorni. Quest'altro cluster è l'altra resistenza, 0.08, e quest'ultima è un pool di liquidità, vedete qua sopra, in offerta, 0.085. E la cosa curiosa è che si comportano bene, guardate, tac, tac, questa meno forse, vabbè, qui in mezzo funziona, e questa sopra. I livelli settimanali su Ethereum, soprattutto i cluster e le zone di liquidità, ho visto che funzionano veramente bene. E infatti mi baso quasi solo su quelle. Poi abbiamo detto VET prima, se non ricordo male, quindi andiamolo a vedere. VET non mi garba più di tanto, essere sincero, ora come ora, perché purtroppo, vedete, abbiamo fatto dei lower low, adesso sembra indebolirsi il downtrend, quindi se dovessimo vederlo ritornare ad esempio qua sopra e poi rimbalzare un po', tac tac tac, ecco, questo potrebbe essere un setup, entry, stop loss, sotto ipotesi di inversione verso un nuovo rialzo. È tutto ragazzi, è tutto, che dire, io vi ringrazio tantissimo, per piacere. Analisi di BNB l'abbiamo fatta prima, quindi se mi segui poi su YouTube la potrai rivedere. E io vi ringrazio, ripeto, vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per il sostegno che mi avete dimostrato durante questi giochi. So che vi ho rotto le scatole parecchio, ma ho avuto bisogno di voi per davvero e voi ci siete stati. Quindi siete veramente una community spettacolare. Non vedo l'ora di incontrarvi a Roma, se ci sarete. Venitemi a rompere le scatole perché chiedetemi cosa ne penso di Shiba Inu, perché me lo merito e ve lo meritate voi soprattutto, e incrociamo le dita, dai, che domani splenda il sol, che possiamo vincere questa competizione
E è stato bello lo stesso, soprattutto perché ho riscoperto un'altra volta il vostro supporto. Amici, passate un buon weekend, lungo anche perché lunedì è festa. Noi ci vediamo, magari lunedì una live la facciamo lo stesso, vediamo come becca. E vi farò sapere comunque su Telegram. Noi stiamo sempre sul pezzo. Amici, di nuovo un saluto, alla prossima e vi aggiornerò su come va chiaramente il gioco finale. Ciao a tutti!